Alberghi e locali pieni nella tre giorni del Giro d'Italia a Pescara, direttore, è stata davvero una bella esperienza, ma soprattutto gli esercenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e le organizzazioni come la vostra hanno apprezzato tutto questo. Assolutamente sì, c'era bisogno di un evento importante. Di più eventi per rilanciare lo spirito delle, delle attività che dopo anni e anni di sofferenza avevano bisogno di, di un momento anche di speranza e di rinascita della città. Che c'è stata, ovviamente, deve essere un punto di inizio. E noi siamo contentissimi, abbiamo come a volte abbiamo attaccato l'amministrazione, abbiamo ringraziato l'assessore nello specifico che ha curato l'organizzazione dell'evento più importante. Perché ehm, dopo anni in cui si era persa proprio la visione di questa città piena, eh, siamo fiduciosi che anche più, eh, quelli che dubitavano su, su delle caratteristiche della città ora abbiano fugato ogni dubbio. Questa è Pescara, Pescara è una città accogliente, dinamica, vitale, capoluogo del divertimento della nostra regione e non può essere snaturata per interessi di parte. Qualcuno direbbe ci vorrebbe il Giro d'Italia tutti i giorni a Pescara, ma battute a parte quali sono le prospettive per l'estate adesso che non c'è più l'emergenza sanitaria? L'amministrazione ci ha comunicato che sta organizzando comunque una serie di eventi. Ovviamente gli eventi vanno parallelamente a, uno, a una strategia ehm, a breve e a medio termine che definitivamente inquadri Pescara come una città turistica, ma noi diciamo anche la regione, e con, con tutti che remano dalla stessa parte. Questo è fondamentale. Noi abbiamo chiesto tra l'altro all'amministrazione di puntare tanto anche investire sulla comunicazione, perché è fondamentale che le cose che si fanno bene siano comunicate nei tempi giusti. Per chiudere la ciliegina sulla torta per il secondo anno consecutivo è la bandiera blu a Pescara. Assolutamente sì, questa è una notizia importante. Noi stavamo pensando anche insieme ad altri esercenti di, di dedicare una, una notte, magari una notte blu, che eh, preveda una serie di iniziative diffuse sul territorio, perché non ci dobbiamo dimenticare che Pescara è anche fatta de, di Pescara Porta Nuova, un'altra realtà bellissima che promuova a livello esterno questa notizia, perché ripeto è fondamentale che le cose positive le si comunichi, perché altrimenti restano sempre circoscritte nel territorio.